continuiamo a vedere le funzioni goniometriche per gli angoli notevoli. L'altra volta abbiamo visto che se ho un angolo qui, un angolo notevole, di 60 gradi, allora il seno di 60 gradi vale radice di 3 fratto 2, il coseno di 60 gradi è 1/2 e la tangente dello stesso angolo vale radice di 3. Se l'angolo è di 30 gradi, il seno di 30 gradi è 1/2, il coseno di 30 gradi è radice di 3/2 e la tangente è 1 su radice di 3, razionalizzando radice di 3/3. Questo l'abbiamo visto semplicemente applicando il fatto che un angolo rettangolo che abbia due angoli acuti di 30 e 60 gradi è la metà di un triangolo equilatero. Ok? 30 e 60 gradi non sono gli unici angoli notevoli, adesso vediamo gli altri. Il principale è quello di 45 gradi. Vi ricordate questo? Se ho un triangolo rettangolo A, B, C, dove l'angolo in A è di 45 gradi, alfa vale 45 gradi. Quanto vale l'angolo in C? Il totale sarà 180, anche questo è 45 gradi. Quindi questo triangolo, oltre che essere rettangolo, ha un'altra proprietà. È isoscele. Questo lato è lungo come questo. Se ho due angoli alla base congruenti, anche i due lati lo sono. Ma se io raddoppio questo triangolo, ne faccio una copia, mi metto B', ottengo un quadrato. Questo di nuovo è 45 gradi, il totale fa 90, questo 45 gradi, il totale fa 90. Ma se L è il lato del mio triangolo rettangolo, il cateto sono L, l'ipotenusa è la diagonale del quadrato e il teorema di Pitagora mi dice che questo è uguale a L alla seconda più L alla seconda tutto sotto radice. La diagonale del quadrato è radice di 2 volte il lato per Pitagora. Quindi il seno dell'angolo alfa, in questo caso quindi è il seno di 45 gradi, che vale cateto opposto diviso ipotenusa, L fratto D. L perché è il cateto opposto ad alfa e D è l'ipotenusa, e quindi ho L fratto radice di 2 volte L. I due L possono essere semplificati e il seno vale 1 fratto radice di 2, razionalizzando radice di 2/2. Il seno di 45 gradi vale 1 fratto radice di 2, cioè radice di 2/2. Basta moltiplicare sopra e sotto per radice di 2. Il coseno? Quanto vale il coseno di 45 gradi? Seno cateto opposto diviso ipotenusa, coseno cateto adiacente diviso ipotenusa. Ma i due cateti in questo caso sono identici, quindi anche il coseno varrà radice di 2/2. E la tangente? Cateto opposto diviso cateto adiacente, L diviso L, 1.
Chiudo chiaro. Rimangono due, altri due angoli notevoli da vedere, sono gli estremi. Zero gradi. Questo è un caso degenere, perché in questo caso il nostro triangolo degenera in un segmento. Se alfa diventa 0 gradi, tenendo fissa l'ipotenusa, chiamiamola questa è A, B e C, tenendo fisso B, C va a coincidere con B. Il cateto opposto ad alfa diventa sempre più piccolo se voglio che alfa diventi 0. Per dire, se prendo la penna, se questo angolo voglio che diventi 0, devo mettere la penna orizzontale. Quindi i due estremi dei cateti verticali diventano lo stesso punto. Per cui il cateto opposto ad alfa diventa di lunghezza nulla. Quindi il seno di 0 gradi vale cateto opposto, che è 0, diviso B, che è l'ipotenusa, viene 0. Il seno di 0 è 0. Il coseno di 0 è il cateto adiacente AB diviso l'ipotenusa. Ma se B e C coincidono, sarebbe, ripeto, AB diviso AC. Ma se B e C coincidono, questo diventa AC diviso AC, che vale 1. Perché il cateto adiacente diventa lungo quanto l'ipotenusa. E infine la tangente di 0, seno diviso coseno, 0 diviso 1, 0. Questo è un caso estremo, perché in questo caso il triangolo degenera in un segmento. Poi c'è l'estremo opposto, quello in cui alfa è 90 gradi. Se l'angolo alfa è 90 gradi, A, B, C, questo è retto, A, A e C, A e B coincidono. Questo segmento diventa nullo. Il segmento adiacente ad alfa diventa 0. E quindi anche in questo caso il triangolo degenera in un segmento. In questo caso il seno di 90 gradi, cateto opposto diviso ipotenusa, il cateto opposto diventa uguale all'ipotenusa, perché AC diventa 0. Quindi BC diviso AC diventa AC diviso AC, cioè 1. Seno di 90 gradi è 1. Similmente il coseno di 90 gradi, cateto adiacente C diventa 0, 0 diviso B fa 0, e la tangente non è calcolabile perché sarebbe 1 diviso 0, non è un numero. Domande? Riassumo in una tabella quanto abbiamo appena visto. Ora le funzioni volumetrico, volumetriche, degli angoli notevoli. Perché notevoli? Perché possiamo calcolarle in modo esatto dalle proprietà geometriche dei triangoli che ospitano questi angoli. Quindi mettiamo in questa colonna l'angolo, qui il seno dell'angolo, il coseno dell'angolo e la tangente dell'angolo. Se
alfa è 0, il seno è 0, il coseno è 1, la tangente è 0. Se alfa è 30 gradi, il seno è 1 mezzo, la radice di 30 gradi è la radice di 3 mezzi, la tangente è la radice di 3 terzi. Andiamo per ordine crescente, 45 gradi, il seno è la radice di 2 mezzi, il coseno è la radice di 2 mezzi, la tangente è 1. 60 gradi, il seno è la radice di 3 mezzi, il coseno 1 mezzo, la tangente è la radice di 3. 90 gradi, l'ultimo. Il seno è 1, il coseno è 0, la tangente non esiste. Tutto chiaro? È chiaro che le funzioni goniometriche esistono per qualsiasi angolo, eh? Non solo per questi, anche per 10 gradi, 2 gradi, 15 gradi, 72 gradi. Però, e questo me le calcola, ci sono delle tabelle, una volta alla fine del libro ci sono delle tabelle, adesso con la calcolatrice trascabile uno le trova, semplicemente impostando l'angolo e schiacciando il tasto seno o coseno o tangente. Ok? Però in quel caso sono valori necessariamente approssimati. D'accordo? Sono veramente numeri razionali. Un'altra cosa importante è, potete usarla molto spesso, fino adesso abbiamo parlato di angoli solo in gradi. Non è l'unico modo di misurare gli angoli. D'accordo? C'è un'altra modalità di uso degli angoli molto più utile in ambito scientifico. Anche in matematica l'angolo in gradi viene usato molto poco. Perché? Beh, qual è la definizione di angolo? La definizione di angolo che abbiamo visto nel corso di geometria è questa: se prendo due semirette aventi la stessa origine O, ognuna delle due parti di piano individuata dalle due semirette, le due semirette ritagliano il piano in due parti, la prima parte e la seconda parte. Ognuna di queste due parti si chiama angolo. Se le due semirette vanno a coincidere, quindi se A sta sopra B, allora i due angoli sono: uno, l'angolo nullo, alfa vale 0, l'altro angolo, per convenzione storica, per sistemi di unità di misura usati nell'antica Mesopotamia 5.000 anni fa, prende un valore di 360 gradi, detto angolo giro. Guarda. Quando due semirette coincidono, l'angolo si chiama angolo giro, e 360 gradi. Se le due semirette invece sono opposte, allora ho l'angolo piatto 180 gradi, tutti e due gli angoli piatti in uno che siamo piedi. Non c'è un motivo speciale per questa unità di misura, è una convenzione legata all'unità di misura sessagesimale in uso a quell'epoca. Noi ereditiamo l'uso dei gradi, delle ore, dei minuti, eccetera, dalla Mesopotamia antica, 5-6 mila anni fa, è rimasto un po' di luce. Questo però è limitante, perché ci sono situazioni in cui è necessario che io misuri angoli maggiori dell'angolo giro, e questo in questa unità è impossibile.
Non esistono angoli più grandi dell'angolo di 360 gradi. Ok? Ora si introduce, è utile definire, un'altra definizione di angolo. Che prende il nome di angoli radianti. Per fare questo prendo una circonferenza di raggio qualsiasi, centro O. E prendo un punto qualunque sulla circonferenza di riferimento, vediamo il punto orizzontale. Questo è A. Poi prendo una seconda semiretta, B, OB, e considero l'arco AB. L'arco AB, questa parte, stacca un angolo. Questo individuo l'angolo AOB, chiamiamolo pure alfa. Di fatto, similmente a quanto abbiamo visto prima, qualunque circonferenza di qualunque raggio io prenda centrata in O, più grande o più piccola, l'angolo definito da le due semirette è lo stesso, giusto? E la lunghezza dell'arco individuato dall'angolo alfa è proporzionale ad alfa. Più grande è l'angolo, più grande è questa lunghezza. Chiaro? Chiamo angolo in radianti, devo scrivere qua, la misura dell'angolo alfa in radianti vale il rapporto tra la lunghezza dell'arco AB, attenzione, questo non è un segmento, è un arco, non è un caso che sia curvo, diviso il raggio. Perché? Perché a parità di angolo questo è tanto più lungo quanto più grande è il raggio. Il rapporto tra arco e raggio mantiene lo stesso valore, un po' come abbiamo visto prima con il rapporto tra i lati. Stavolta è un rapporto tra archi e raggi. Questa misura si chiama angolo in radianti. È chiaro che se io tengo fisso A, prendo B e lo faccio ruotare, posso avere un angolo in radianti grande quanto voglio, basta che faccio fare a B 2, 3, 4, 5 giri. Quindi in radianti posso avere un angolo di qualsiasi ampiezza, anche maggiore dell'angolo giro, basta percorrere la circonferenza più volte. Ok? Beh, come faccio a passare dall'angolo in radianti all'angolo in radianti? Beh, vale questa proporzione. È un po' come quando si cambia l'unità di misura della lunghezza da metri a pollici o yard. L'unità di misura in un sistema corrisponde a un multiplo più o meno semplice dell'unità di misura dell'altro sistema. Se prendo ad esempio l'angolo piatto, o questo è R, A, B, la lunghezza dell'arco AB quanto vale? Quanto vale la lunghezza dell'arco AB? Oppure facciamo l'angolo giro se preferite, forse è ancora più semplice. Quindi A, B, A. L'intera circonferenza quanto vale? Qual è la lunghezza della circonferenza?
due volte pi greco per il raggio. Quindi l'angolo giro alfa giro in radianti vale la lunghezza dell'intera circonferenza 2 pi greco r diviso il raggio, e vedete che il raggio si semplifica. L'angolo non dipende più dalla circonferenza e assume il valore di 2 pi greco. Quindi quello che i radianti chiamo 2 pi greco, in gradi lo chiamo 360 gradi. Idem per mezza circonferenza. Quindi l'angolo giro vale 2 pi greco in radianti e 360 in gradi. L'angolo piatto sarà 180 gradi e quanti radianti? Non più 2 pi greco, ma la metà, solo pi greco radianti. E questo vale per qualsiasi parte di circonferenza. L'angolo retto è 90 gradi. In che proporzione sta 90 gradi rispetto all'angolo piatto, per esempio? È la metà, quindi è pi greco medio. Di conseguenza vale la seguente relazione in generale. L'angolo alfa in gradi su 180 ha lo stesso rapporto che l'angolo alfa in radianti ha con pi greco. Quindi, se voglio l'angolo in radianti, non faccio altro che moltiplicare per pi greco a destra e a sinistra. Quindi ho pi greco su 180 per l'angolo alfa in gradi. E viceversa, l'angolo alfa in gradi è uguale a 180 su pi greco l'angolo alfa in radianti. Quindi zero gradi corrispondono a quanti radianti? Zero sempre zero è 30 gradi. 30 su 180 è un sesto, quindi pi greco sesti. 45 gradi è la metà dell'angolo retto, pi greco mezzi, mezzi, pi greco quarti. 60 gradi è il doppio di 30, pi greco terzi. 90 gradi l'avevamo già visto. Quale angolo in gradi misura alfa radianti 2 terzi di pi greco? Quanto vale in gradi? Pi greco terzi erano 60 gradi, il doppio 120. Greco può essere oltre 180 gradi, perché 3 è più piccolo di 4.
perché i quarti sono 45 gradi per 3, 135 gradi. Quarti di pi greco, è pi greco più pi greco quarti, 180 più 45, 225. Volte pi greco sesti, 5 per 30, 150 gradi. Sette sesti, 7 volte pi greco sesti, 210 gradi, 7 volte 30 gradi. 11 sesti, 11 volte 30 gradi, 330 gradi. 5 quarti, 7 quarti, 7. Potete fare 7 volte 45, oppure fare 2 pi greco angolo giro meno 45, 360 meno 45, 335. Fatto calcolo dietro, scusate, 360 meno 45, 315, perdono. E via dicendo. Gradi. Conviene spezzare in due parti, 30 più 45, pi greco sesti più pi greco quarti. Cinque dodicesimi di pi greco.
esercizio, gli angoli notevoli, calcoliamo quanto vale questa espressione, 2 per parentesi seno di 30 gradi più 3 volte il coseno di 30 più 3 per parentesi la tangente di 30 meno 2 volte il coseno di 60 gradi. Qui uno deve imparare a memoria le tabelle con gli angoli notevoli e poi si sostituiscono i valori. Il seno di 30 gradi è 1,5 più 3 volte il coseno di 30 gradi è radice di 3 mezzi più 3 volte la tangente di 30 è radice di 3 terzi meno 2 volte il coseno di 60 è 1,5 e poi algebra. Rinvio, qui ho un mezzo, posso fare il denominatore comune più, queste due si semplificano, ho 3 per radice di 3 meno 3, questo 2 e questo 2 posso toglierli, questo 3 e questo 3 posso toglierli, ho 1 più 3 radice di 3 più radice di 3 meno 3, cioè 1 più 3 volte radice di 3 più radice di 3 meno 3 che mi dà questo più questo fa 4 volte radice di 3 meno 2. Ok. Dimenticavo di dire, è chiaro che tornando indietro possiamo aggiornare adesso questa tabella mettendo a fianco della colonna degli angoli irradianti i gradi quelli a cui gli angoli irradianti, quindi pi greco 0, pi greco sesti, pi greco quarti, pi greco terzi, pi greco mezzi. Ok, proviamo un altro. Però non basta così.